Allora, sto cercando di fare un po' di conti della serva per capire quanto spenderemo con la nuova Trise. Ci facciamo aiutare? Trisi. Anche dal più grande sì. Economico e non solo, vivente. Sergio Rizzo, buongiorno. Buongiorno, Sergio. Buongiorno. Oggi Sergio, in prima sul Corriere della Sera. Io vorrei partire dalla Trise per chiederti una valutazione, perché vedo che, cioè, intanto i comuni avranno una doppia possibilità: potranno farla pagare o con un'aliquota basata sulla rendita catastale, l'un per mille, oppure con un costo, con una tassa semplice, una specie di cedolare secca a metratura. Però vedo che questa aliquota può essere portata fino al 7,5 per mille per la prima casa a loro scelta. E siccome la vecchia IMU era al 4 per 1000, quindi potrebbe corrispondere, dico, nel caso limite, al doppio dell'IMU, quasi. Vabbè, ma che c'erano dubbi? Cioè, c'erano, ma quindi dubbi è più alta, perché poi a questa... Ma non c'erano dubbi, scusate. Ma aggiunta la tassa sui rifiuti anche. Vabbè, tassa sui rifiuti diciamo che c'è sempre stata, no? Quindi no, però voglio dire... è proprio la vecchia IMU può essere sostituita da un'imposta che varia dall'1 per 1000 al 7,5 per 1000, quindi allora, di più, molto di più. L'importante è che non si chiami IMU, no? Perché su quello ci hanno fatto la campagna elettorale. Allora è chiaro che se non si chiama IMU ma si chiama Trise, oppure si chiama vatte la pesca, allora va bene, no? Ma d'altra parte si era già capito come funzionava. L'abbiamo fatto diverse volte questo discorso, proprio dai vostri microfoni, qui, anche no? Qui, qui, sì. L'abbiamo già fatto, sì, ma non pensavamo volte, cioè, in modo così sfacciato. Cioè, non riescono a tagliare la spesa, questa è la verità, no? Non riescono a tagliare la spesa, e quindi, non riuscendo a fare quel lavoro lì, che è il lavoro più complicato, no? È più, sicuramente più difficile, ma è il lavoro che è veramente l'unico che può assicurare a questo paese la possibilità di ripartire, no? E non riuscendo a fare quello, si continuano a caricare pesi sulle spalle della gente. Che volete fare? D'altra parte, qui c'è un discorso anche di classe dirigente, no? Io penso che... Non credi, scusami Sergio, ma non credi che il taglio orizzontale di 4 miliardi e 150 milioni sulla sanità sia vero? Allora, i tagli orizzontali, intanto vediamo cosa esce stasera, perché non lo sappiamo ancora, no? Ma intanto i tagli orizzontali sono sempre sbagliati, perché il taglio orizzontale taglia le punte, no? Però ci sono certe punte che non è sbagliato tagliare, no? Come ci sono, per esempio, tante altre punte più basse che nessuno tocca, ma che invece quelle andrebbero tagliate davvero. Questo è l'errore che è sempre stato fatto dai governi negli ultimi 15 anni, no? Tagliare le punte, salvo poi, no, durante l'anno, no, queste punte ricrescono, perché tu parti dicendo che l'ospedale Tot deve essere chiuso, dopodiché scoppiano le proteste infernali e l'ospedale Tot non si chiude più. No? Funziona così in Italia. Sì. Certo. Lo sappiamo che funziona così, quindi anche lì i tagli sulla sanità bisogna vedere. Io continuo a pensare che in questo paese bisogna riformare profondamente i rapporti tra le varie amministrazioni, no? Cioè non è possibile che tu hai le province che danno i soldi alle imprese, lo Stato che dà i soldi alle imprese, le regioni che dà i soldi alle imprese, no? Non è possibile. Non è possibile che tu per aprire un'attività devi chiedere 78 permessi e addirittura quando viene un investitore estero, quei pochi che arrivano che vogliono mettere dei soldi per investire qui, non sanno neanche a chi rivolgersi, perché questo succede. Cioè c'è una situazione che se non si prende in mano adesso, ma in modo serio, io credo che l'Italia fa una brutta fine, Io voglio leggere la parte centrale del fondo di Sergio. Esatto, perché lui dà un dato clamoroso oggi. Allora, cioè Sergio ci dice che è aumentata
di 89 miliardi la spesa delle regioni, ma è aumentata contemporaneamente anche la spesa dello Stato. È chiaro, quello è il problema. Leggo la parte centrale proprio del fondo di questa mattina. Integrale, sì. Dal 2000 al 2010 la spesa pubblica regionale ha superato di slancio i 200 miliardi di euro. La crescita è stata di 89 miliardi, che corrisponde a un incremento del 75% monetario e del 45,4% oltre l'inflazione. Questo aumento abnorme sarebbe giustificato dal trasferimento di competenze dallo Stato centrale alle regioni, determinato dalla riforma del titolo V della Costituzione. Una scelta politica che, secondo logica, avrebbe dovuto causare una corrispondente riduzione del bilancio statale, quindi più spese in periferia, regioni, meno spese al centro. È accaduto invece il contrario. Non c'è stata, insomma, la... sono tutti i lati peggiori del federalismo e del non federalismo. Questo federalismo cialtrone che proprio cialtrone è, perché se ne è chiacchierato soltanto, che abbiamo messo in piedi noi, che poi va detto che questa è veramente responsabilità della sinistra, perché il titolo V ha voluto riformare la sinistra in quel modo scellerato. E praticamente ha creato 20 piccole amministrazioni centrali, cioè le regioni, le quali fino all'anno scorso, cioè fino a quando il governo Monti non ha messo dei paletti, no, sui controlli, erano totalmente autonome, nel senso che potevano fare esattamente quello che volevano. Addirittura pensate che ciascuna regione poteva fare un bilancio diverso dalla regione accanto, quindi proprio usare dei principi contabili diversi, che è una cosa assurda, no? Se ci pensate bene, no? E quindi, cioè, la situazione è totalmente sfuggita dal controllo. Dopodiché mettiamoci anche le difficoltà che lo Stato ha avuto. Una cosa ti chiedo, ci sono fra i presidenti di regione anche persone molto serie, come, non so, penso a quello della Toscana, Enrico Rossi, che dicono attenzione, perché noi questi soldi non li stiamo buttando in sprechi. Dice, abbiamo fatto tantissimi tagli e siamo al minimo della sussistenza. Ma come può tornare questo? Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro, però non a me. Cioè, voglio dire, i numeri son questi, no? Se le regioni, allora, la sanità è, diciamo, rispetto al 2000, l'anno 2000, e la spesa è aumentata di una cinquantina di miliardi, 49 miliardi mi sembra, una roba del genere, d'accordo? Allora, secondo voi la qualità dei servizi sanitari oggi è migliore rispetto al 2000? No. Secondo me no. No. Cioè, io ho letto delle cose, diciamo, recenti, per esempio sulla sanità calabrese, che sono inimmaginabili, inimmaginabili. Per cui, cioè, voglio dire, c'è da domandare, questa domanda da rivolgerla ai governatori delle regioni, come hanno fatto a spendere tutti questi soldi in più e a lamentarsi oggi a dire che non li bastano, cioè, questo bisogna chiedere a loro. Poi naturalmente non tutte le regioni sono uguali, no? Diciamo la verità, cioè, noi abbiamo avuto, che so, in Sicilia, la Sicilia è una regione che butta ogni anno diverse centinaia di milioni di euro per la formazione professionale, e hanno scoperto un corso, quando è stato? L'anno scorso, sono finiti tutti sotto processo, compresi alcuni consiglieri regionali, che hanno speso 15 milioni di euro per fare la formazione a 18 apprendisti. Dopodiché queste cose qui sono cose che ci sono briciole, ho capito, ma la briciola alla fine fai la pagnotta, no? È proprio così. È proprio così. Andiamo anche quindi, con un'altra. Vai, Sergio, poi c'è una domanda. Quindi, la soluzione è molto semplice, secondo me. Bisogna intervenire sui bilanci delle regioni, ma in modo serio, non in modo, e soprattutto non farsi spaventare da chi urla, sbraita, dicendo che i soldi non gli bastano più, perché è anche possibile che magari si fanno dei tagli alla sanità sbagliati, però allora si facessero. Risparmiamo gli ospedali e tagliamo altre cose, no? Tagliamo per esempio gli affitti, no? Di queste regioni. Certo. La regione Lazio spende, credo, ogni anno, avendo 500 immobili di proprietà, spende ogni anno 20 o 25 milioni di euro di affitti passivi. E poi scrivi e anche il problema. Il di battaglia. Quando esce il libro che state preparando sul Sud? E che titolo avrà? Tra un mesetto. Se lo possiamo dire, che titolo avrà? Oh, il titolo ancora lo stiamo discutendo,
a dire la verità. Vabbè, facci partecipare al ballottaggio. No, cioè, voglio dire, il tema è capire se davvero il Mezzogiorno è destinato a morire. Questo è il tema. Questo è il tema, è la domanda che ci stiamo ponendo, a cui ovviamente non diamo una risposta, ma diamo forse una speranza, ecco, perché la situazione è veramente molto brutta nel Mezzogiorno, molto brutta. Un mese, quindi poi comunque ci risentiremo. Un sms di Salvatore scrive: ma la Trise sostituisce l'IMU oppure i possessori di seconde case devono pagare IMU e Trise? Bella domanda. Secondo me devono pagare l'IMU e la Trise, tutte e due. Bene, questo è appunto per provare a rispondere alla curiosità. Poi, perché la Trise comprende anche la tassa sui rifiuti, quindi probabilmente il possessore di seconda casa pagherà l'IMU e poi pagherà la parte della Trise che riguarda i rifiuti. Sì, certo, okay. La TASI. La TASI, come si chiama? TARI. Mamma mia. La TARI, sì. TARI. IMU e TARI, mamma mia. La domanda è: che fine ha fatto la TARES? Bella domanda. Ci hanno levato una tassa, questo è il bel messaggio. Ha cambiato nome. Va bene. E Luca, un'altra curiosità per Sergio, se no andiamo alla viabilità, lo salutiamo, lo ringraziamo. No, volevo chiedergli solo un parere volante, se secondo lui è efficace l'altro grande corno di questa legge di stabilità, che è il cuneo fiscale, però... è efficace, il cuneo fiscale, sì. Ma quello, diciamo, che sarebbe una delle cose più importanti da fare per far ripartire le imprese, no? Perché, ma non soltanto le imprese, anche un po' di consumi, perché il cuneo fiscale è, diciamo, la differenza che c'è tra il costo del lavoratore per l'impresa e quello che il lavoratore poi riceve in busta paga, no? Cioè, siccome questo cuneo è spaventosamente largo. Allora, si tratta di ridurlo, riducendo questo cuneo un po' si alleggerisce il peso per l'impresa e un po' si aumenta la busta paga del lavoratore, questo dovrebbe essere l'obiettivo, no? Sì. Quindi, ma questa operazione era stata già fatta dal governo Prodi nel 2007, sì. Era stata fatta, poi è stata penosamente riassorbita, perché poi la cosa buffa della storia degli ultimi 12 anni, no? È che tutte le cose, diciamo, più liberal sono state fatte dai governi di centrosinistra, mentre invece tutte le cose più stataliste e più diciamo anche, cioè, l'aumento spaventoso della spesa pubblica è cominciato col governo Berlusconi II, 2001. Quelli sono stati gli anni più terribili, dal 2001 al 2006 la spesa pubblica è esplosa letteralmente. Mamma mia. Quindi questo dimostra che poi alla fine, no, anche le politiche, certe politiche contraddicono persino il marchio di fabbrica, no? Assolutamente. Sergio, aspettiamo allora l'articolo poi di commento. Dopo il break poi approfondiamo l'altra parte di questa manovra, perché è una manovra con il nostro Bortolussi. Grazie, grazie Rizzo, Sergio. Buongiorno. Grazie. Sergio, ciao. Grazie.